Anche questa settimana una nuova puntata di Obiettivo Agricoltura, come sempre tantissimi argomenti legati all'universo agricolo e agroalimentare. Entriamo subito nel merito con la presentazione di un convegno dedicato al nocciolo e alla corricoltura in programma sabato 10 giugno a Cherasco nel Cuneese. Poi presenteremo la nuova sede per un'importante ditta del settore dell'elevazione e dell'automazione in agricoltura. Ancora Meat Parade in programma a Saluzzo, capitale del Marchesato, sempre dal Cuneese. Tutto pronto a Saluzzo per Meat Parade, che prenderà il via sabato 10 maggio alle ore 10 con l'inaugurazione nell'ex caserma Musso di Piazza Montebello. La rassegna è promossa dalla sezione della provincia di Cuneo degli allevatori della razza bovina piemontese, struttura che opera in seno all'ARPE, e dall'Associazione Nazionale di Razza Naborap in collaborazione con l'amministrazione comunale saluzzese e la Fondazione Amleto Bertoni. Quest'anno torna Meat Parade in forma più allargata, in quanto è già cominciata con la sfilata, la classica Rodunà, il 20 e 21 maggio, per poi proseguire il 10 e 11 di giugno, sempre all'interno della caserma Mario Musso, all'interno della Fondazione Amleto Bertoni. Quindi Saluzzo sarà protagonista per questa Meat Parade, una formula che piace, formula che si riconferma, ma come giustamente diceva lei, ci sono state anche delle modifiche apportate, delle importanti novità. Sì, dopo la prova del primo anno, quest'anno è un appuntamento molto più articolato, in quanto iniziamo sempre il sabato e per bissare poi la domenica, dove sarà protagonista, come l'anno scorso, la nostra buona carne piemontese. Però all'interno ci saranno altri appuntamenti, tipo la prova di caseificazione con la Margara Roberta Colombero, la degustazione abbinata con i vini delle Langhe e i vini delle colline saluzzesi, nel padiglione apposito all'interno della struttura. E poi ci saranno i nostri classici attori di commercializzazione della piemontese, vale a dire Coalvi, Granda e Fassoneria Compral, che all'interno dei due giorni presenteranno un purpurri di piatti di carne piemontese. Quindi potremo anche gustare direttamente la nostra carne piemontese? Certamente, a partire da pranzo del sabato fino alla domenica sera. All'interno ci saranno anche degli spettacoli musicali, ci saranno degli spettacoli di cucina, cooking show con dei cuochi professionisti del barbecue, per far cucinare ai nostri consumatori nel modo più giusto e buono la nostra pregevole carne. E quest'anno ci saranno altre collaborazioni, ci sarà un Aspettando Meat Parade col gruppo studentesco di Saluzzo Wake Up, che nella serata del venerdì antecedente Meat Parade farà la loro classica festa di fine anno, una festa per l'occasione country. E altra manifestazione abbinata a Meat Parade con il binomio tra Ara Piemonte e gruppo di giovani imprenditori di Saluzzo, un convegno sul benessere animale, la domenica mattina alle 10.45. Gli allevatori, oltre che fare il loro mestiere, cercano di mettere in mostra e far conoscere il prodotto che è questo grande prodotto, la carne di piemontese, attraverso queste iniziative che coinvolgono sia gli allevatori che i consumatori, al fine che non ci sia solo il consumo della carne, ma venga anche così conosciuto qual è il mondo degli allevatori. La carne di piemontese in questo momento è molto apprezzata, e anche per gli allevatori ci sono delle soddisfazioni dovute ai prezzi che sono in leggero aumento. Questo vuol dire che una volta di più la carne di piemontese è apprezzata. Da poco abbiamo avuto il riconoscimento dell'IGP, perciò abbiamo protetto sotto l'aspetto geografico e tipico il nostro prodotto, al fine che duri nel tempo e venga una volta di più valorizzata. L'iter per cominciare con questo lavoro è già iniziato, perciò pensiamo con l'anno prossimo ad avere i primi soggetti
marchiati IGP. E ora parliamo di eventi e manifestazioni legati al territorio. Andiamo nel Roero per la sagra delle terre rosse, dedicata proprio alle terre dal particolare colore di questo territorio. 9, 10 e 11 giugno, il prossimo weekend, quarta edizione della Fiera delle Terre Rosse. Ceresole d'Alba, un momento importante dove protagonista sarà l'agricoltura e l'agricoltura di qualità, Presidente. In questa quarta edizione abbiamo pensato di proporre un format che desse delle opportunità alle nostre aziende e in generale a tutto il nostro territorio. In particolare per possibilità intendiamo far avvicinare il mondo agricolo locale al mondo dei consumatori ed infatti sia nelle giornate di sabato che domenica sarà presente il mercato di Campagna Amica, dove i venditori avranno in vendita tutti i prodotti tipici della nostra zona, asparagi, fragole, tinche su tutte. Però il nostro comune non è solo quello, quindi ci sono molti altri allevamenti di bovini sia da latte che da carne e quindi la domenica mattina ci sarà una mostra zootecnica dove la razza piemontese sarà la protagonista e grazie al lavoro di Coldiretti fatto negli ultimi anni siamo riusciti a ottenere l'IGP e quindi questo sarà ancora un maggior stimolo ai nostri allevatori per produrre carne sempre più di qualità da proporre in vendita in tutta Italia per cercare di avere dei prezzi sempre più remunerativi. Lo stesso discorso vale per il latte e quindi grazie a questo decreto che è entrato in vigore da pochi giorni sull'etichettatura obbligatoria, anche qua una battaglia Coldiretti degli ultimi anni, vogliamo cercare di promuovere il latte a chilometri zero presente sul nostro territorio. E quindi un momento dove le eccellenze di Ceresole e non solo, di Ceresole d'Alba e non solo, ma anche nei paesi d'intorno, in qualche modo si esprimono e si presentano, diventano un momento di confronto, di dibattito, ecco, anche con i consumatori. Infatti il nostro obiettivo è quello, sì, di vendere e far assaggiare i nostri prodotti tipici, ma è anche quello di trasmettere al consumatore finale la storia e la tradizione che c'è dietro questi prodotti, che poi in fondo è un po' l'essenza del Made in Italy, cioè quella cosa che ci stiamo battendo da anni per cercare di dare il giusto valore aggiunto a tutti i nostri prodotti. Protagonista l'agricoltura, ovvero le eccellenze dell'agricoltura di queste zone, ma anche un momento di socializzazione, di coinvolgimento, dove la Proloco la fa un po' da collante, insomma, in questa vicenda. Sì, sicuramente con questa quarta edizione della Fiera delle Terre Rosse abbiamo coinvolto tutte le associazioni del territorio che ringrazio, la Proloco, la Protezione Civile, la Biblioteca. La Fiera delle Terre Rosse è una bella vetrina per le nostre produzioni agricole di qualità, ma mette anche in evidenza tutto il lavoro che si sta facendo in questi anni su Ceresole, quindi promozione del territorio che sarà così spinta, nel senso che ci saranno tra le varie iniziative una mostra sulla battaglia di Ceresole, sulle testimonianze di questo importante evento del 1544, che tra l'altro è anche oggetto di un progetto europeo che porteremo avanti nei prossimi anni. Ci sarà una vetrina su tutti i progetti per le famiglie e per i bambini, per i ragazzi, i disabili che in questi anni il Comune sta portando avanti e che stanno proseguendo anche nel corso del 2017. Ci sarà una rassegna ovviamente di tutte le produzioni di qualità del territorio, oltre che ovviamente spazio per il divertimento, quindi la musica, i momenti più goliardici. Ecco, è veramente il caso di dire, no, che questo comune, ma in provincia di Cuneo, in Piemonte, direi che salvo le grandi aggregazioni, ecco, di comuni diversamente, l'agricoltura diventa anche motore di sviluppo, no, in qualche modo, cioè attraverso la creazione di realtà importanti e di queste eccellenze si ha comunque una crescita complessiva, no, di questo territorio anche dal lato economico occupazionale e di questi tempi un segnale anche importante, no? Assolutamente sì, l'importanza di questi tempi, di tutto quello che riesce a fare un po' da traino sull'occupazione e anche sulla creazione di impresa è una cosa che assolutamente va sostenuta. A Ceresole l'agricoltura ha un ruolo decisamente importante, ci sono aziende agricole che hanno produzioni di qualità, ci sono anche aziende come per esempio GAI che producono macchinari che sono a servizio dell'agricoltura, quindi macchine per l'enologia e quindi diciamo che c'è un'agricoltura ma c'è anche un indotto che funziona e che produce delle eccellenze. Anche questa occasione è utile per creare quelle aggregazioni sul territorio, ad esempio voi avete una grossa collaborazione quest'anno col Comune di Carmagnola.
Sì, a partire dalla scorsa edizione della Fiera delle Terre Rosse, questa biennale, abbiamo iniziato una serie di collaborazioni con altri comuni a cui potevamo essere legati per particolari motivi. Abbiamo iniziato 2 anni fa con Ceresole Reale per un caso di omonomia e in questo caso abbiamo cercato di allacciare o comunque riallacciare degli importanti rapporti con il comune di Carmagnola, che è il nostro vicino più importante, che in questi anni sta lavorando benissimo col peperone, e pensiamo che ci possa insegnare molto su quello che è, diciamo, la promozione di un prodotto e le qualità di un territorio. Proprio per questo è stato inserito all'interno della fiera, abbiamo collaborato con l'amministrazione per ora, verrà inserito principalmente con i suoi prodotti tipici in quello che sarà il mercato del sabato e della domenica, in quello che sarà il ristorante della Fiera delle Terre Rosse dal sabato sera alla domenica sera. Altre iniziative che potranno essere comunque trovate nel logo della fiera: noi siamo un territorio comunque di frontiera tra Pianalto e Roero, quindi sarà molto importante la parte di vini, partiremo il venerdì sera con una degustazione vini tipicamente del Roero, a cui abbineremo dei prodotti tipici magari in salsa più da strada. Dal sabato sarà possibile assistere a tutti quelli che sono stati i progetti che sono stati svolti nel comune attraverso progetti fatti con fondazioni bancarie o con l'ausilio e l'aiuto della regione e della provincia. Dal sabato sera sarà appunto disponibile il ristorante della fiera con una serie di spettacoli. A cena avremo la compagnia di Sonia dei Castelli e dopo cena ci sarà il gruppo Rock No Way. Dalla domenica partiremo con la fiera bovina alle 7 e proseguiremo durante tutta la giornata con il mercato, quindi la parte espositiva e una serie di iniziative in collaborazione con le varie realtà ceresolesi del territorio, da realtà artistiche a realtà sportive e quant'altro. Coberge, in queste zone, in questi comuni, Coldiretti ha investito molto anche in termini di assistenza tecnica, perché veramente qui le aziende guardano quell'agricoltura 4.0 di cui spesso si sente parlare, insomma. Sì, abbiamo investito in questi 10 anni, abbiamo fatto bene a farlo, una comunità attiva, rappresentata in particolare da giovani. Pensate che in un comune piccolo così abbiamo 2 sezioni della Coldiretti, con 2 giovani presidenti molto attivi, e un territorio difficile, Terre Rosse lo dice già alla lunga, però malgrado questo abbiamo delle colture importantissime, che producono un reddito e una produzione lorda vendibile importante. Sto parlando della cerealicoltura, sto parlando dell'orticoltura, qua lo sparago e la fragola e il peperone la fanno da padrone, e c'è una fiorente zootecnia. Accanto allo sviluppo, all'imprenditorialità, diciamo, di queste imprese, ecco affiancarsi i servizi di consulenza tecnica, i servizi di consulenza aziendale, di cui Coldiretti, questo nuovo Coldiretti, ecco, cerca in qualche modo di spingere, di portare avanti nell'interesse poi alla fine delle imprese, insomma. Sì, in questo territorio per intuizione è chiaramente nostra, ma soprattutto per richieste fatte dalla dirigenza si è investito in questi anni. E c'è un successo, la gente sta seguendo l'assistenza tecnica che forniscono i nostri tecnici nei 2 settori, in particolare l'orticoltura e la cerealicoltura. Siamo presenti in zona con un recapito, quindi diciamo è un territorio per la Coldiretti Bra importantissimo. Su cui conviene ancora investire? Su cui conviene investire, investiremo, abbiamo dei progetti in futuro che stiamo elaborando e vedremo. Grazie Giorgio per queste tue indicazioni che evidenziano come in questa zona si sia investito veramente molto su quello che è e quelle che sono le prospettive di un'agricoltura giovane che guarda al domani offrendo prospettive economiche anche di grande livello. Noi adesso ci spostiamo presso un'azienda dove vengono prodotti gli asparagi, l'azienda del nostro presidente, per appunto andare a dimostrarvi in pratica, attraverso questa cultura molto innovativa, che cosa viene realizzato a Ceresole d'Alba. Ci vediamo dopo. E ora siamo nel comune di Ceresole, sempre per parlare di coltivazione degli asparagi, un'assoluta prelibatezza nel campo dell'ortofrutta. Ben ritrovati, e siamo sempre a Ceresole d'Alba, dove, come vi abbiamo detto in precedenza, andiamo a vedere un attimo una delle tante eccellenze che questo territorio produce, ovvero la coltivazione dell'asparago. Luca, voi siete come famiglia, ecco, particolarmente legati a questa
coltivazione, insomma, da sempre la fate. Sì, ormai io e mio cugino siamo la terza generazione che coltiviamo asparagi, hanno iniziato mio nonno con mio papà e mio zio già ormai 40 anni fa e noi ormai abbiamo proseguito sulle loro orme cercando di comunque portare sempre un po' di innovazione e di rapportarci in base ai mercati e a quello che il consumatore finale ci chiede, cambiare la nostra metodologia di produzione. Ecco, parliamo un attimo dell'aspargo, no? Perché forse lo mangiamo in tanti, lo mangeranno tutti sicuramente, ma non sappiamo bene come arriva a maturazione. Ecco, parliamolo un attimo. Sì, la pianta dell'aspargo è una pianta abbastanza particolare, perché diciamo che non si semina, noi piantiamo delle radici, le depositiamo in terra solitamente nel mese di giugno, poi per i primi 2 o 3 anni non raccogliamo e quindi lasciamo che la pianta vegeti in primavera e la trinciamo poi nella settembre, ottobre, novembre. Al terzo anno iniziamo a raccogliere magari una ventina di giorni e poi dal quarto al quinto anno la pianta entra in piena produzione. Diciamo che il ciclo vegetativo dell'asparago, cioè il periodo per quale noi tagliamo, è di un mese e mezzo. Invece la durata di vita proprio della pianta dell'aspargo solitamente è sui 10-11 anni. Ecco, in questi periodi voi fate anche, come dire, delle lavorazioni, ecco, a questa coltivazione, perché anche se si raccoglie, diciamo così, inizio estate, fine primavera, poi comunque la coltivazione avviene tutto l'anno, insomma, che lavori gli fate? La coltivazione avviene tutto l'anno, durante la raccolta non facciamo nessun tipo di lavorazione, mentre prima di iniziare la raccolta facciamo una concimazione che durerà poi fino all'estate, che riprenderemo poi con la fine del taglio, mentre in fine estate passiamo a vedere se ci sono delle infestanti, comunque cercare di tenere a bada le infestanti, per poi arrivare a ottobre quando la pianta vegetale secca e passiamo con delle trince apposite per trinciare e lasciare gli stocchi in campo. Ecco, voi praticamente fate una coltura molto rispettosa, diciamo così, dell'ambiente, qui applicate i metodi di lotta integrata. Applichiamo i metodi di lotta integrata e cerchiamo di usare meno prodotti fitosanitari possibili. Noi adesso andremo in, diciamo, nel capannone dove preparate le confezioni eccetera, ma due battute, ecco, dove vanno questi asparagi che voi poi vedremo confezionati? Ecco, quando abbiamo iniziato a coltivare gli asparagi principalmente rifornivamo gli ambulanti o comunque dei piccoli commercianti. Poi, dato che stiamo coltivando sempre maggiore estensione, quindi i volumi stanno aumentando, ormai sono 4-5 anni che abbiamo iniziato a rifornire i supermercati, facciamo un prodotto apposito, un mazzo già pesato di 500 grammi garantito e che quindi questo ci ha creato un grosso sbocco sul mercato e ci dà la possibilità di poter aumentare tutti gli anni. Mercato che poi vuol dire molto nei supermercati. Mercato che adesso sì, vuol dire molto nei supermercati, ormai penso che come quota di volume siamo quasi al 50%. Qui siamo all'interno del magazzino dove l'asparago raccolto viene lavorato. Allora, dal campo arriva dentro queste cassette che stiamo vedendo in questo momento, poi che cosa succede all'asparago? Sì. L'asparago viene raccolto nelle cassette, successivamente viene impedanato e stoccato all'interno di celle frigorifere dove viene abbassata la temperatura per poi successivamente confezionarlo al pomeriggio, perché solitamente l'asparago si raccoglie al mattino e al pomeriggio viene lavorato all'interno qui del magazzino. E confezionato, ecco, vedo qui questi tavoli dove ci sono tutti questi operatori con queste strisce bianche, rosse, blu, eccetera, ecco, perché? Esatto, questa, su questo tavolo avviene la prima fase della lavorazione, ovvero la calibratura. Su questo tavolo vengono suddivisi gli asparagi uno per uno in base al diametro e in base alla lunghezza, per essere poi successivamente confezionati dagli altri operatori. Questa è la prima fase di lavorazione. Ecco, poi si fa il mazzo che pesa rigorosamente 0,5 kg, mi diceva tuo cugino. Esatto, dipende un po' dal tipo di confezione. Il mazzo, quello tradizionale, se vogliamo quello storico, non è pesato. E pesa all'incirca 1 kg, fino a 1,5 kg. E questo tipo di confezione è destinato principalmente per ambulanti e negozi. Diciamo negozi al minuto, ecco, esatto, vendita al minuto. Se no, al consumatore, direttamente al consumatore. Da qualche anno a questa parte ci siamo anche iniziati a confezionare il mazzo, il cosiddetto 0,5 kg legalizzato,
per servire la grande distribuzione. È una lavorazione un po' più complessa in quanto richiede una fase in più di lavorazione, perché gli asparagi devono essere preventivamente pesati prima di essere confezionati. Ecco. La confezione sostanzialmente è questo elastico che li avvolge. Esatto, abbiamo uno stampo in acciaio inox per garantire la pulizia, e all'interno del quale vengono messi uno per uno gli asparagi e successivamente vengono legati con un filo plastico e all'estremità in punta un elastico. Su ogni mazzo poi viene apposto il nostro bollino, la nostra etichetta con la quale riusciamo a la rintracciabilità, insomma. Distinguerci dalla concorrenza. Cioè, almeno chi li compra nei supermercati o comunque al minuto sa da dove arrivano questi asparagi, quindi non è merce anonima, insomma. Esatto. Ed è una cosa che sicuramente nel tempo ha portato i suoi frutti, perché ormai il prodotto è riconoscibile e il consumatore finale sa cosa chiedere e cosa vuole. Ecco, allora parliamo un attimo di tempistica, no? Al mattino si raccoglie, al pomeriggio si confeziona, a che ora finite e poi dove vanno questi asparagi confezionati? A che ora finiamo? Quella è una bella domanda, perché dipende, purtroppo è una lavorazione che è molto molto legata al tempo, quindi quando fa più caldo la produzione anche in campo aumenta e di conseguenza anche il tempo di confezionamento aumenta, perché c'è più prodotto da lavorare. Solitamente quello che si raccoglie al mattino ci poniamo l'obiettivo di confezionarlo al pomeriggio e quindi il giorno dopo sarebbe disponibile al consumatore finale. Sì. Quindi vuol dire che di sera verso le 8 o le 9 parte il camion. Esatto, solitamente di sera passa sempre il camion per dove consegniamo il prodotto. Ecco, questo è importante, lo evidenziavo, perché a volte noi abbiamo anche asparagi che arrivano, che ne so, dalla Spagna piuttosto che eccetera, no? Ecco, vengono conservati chiaramente in celle frigo e via dicendo. Qui invece abbiamo la freschezza vera, no? Quindi quando ci rivolgiamo ai consumatori vogliamo anche dire: guardate l'etichetta da dove arriva il prodotto, ma non solo quella che vi espongono i supermercati dicendo origine Spagna o origine Italia, no? Andiamo a vedere anche l'etichetta che marchia proprio il prodotto, come nel caso vostro. Esatto, sicuramente la differenza principale da un asparago che può arrivare dall'estero è quella, il discorso della freschezza, che nel giro di 24-36 ore al massimo siamo in grado di essere pronti sul mercato con un prodotto fresco raccolto in mattinata. Com'è andata la campagna quest'anno? Beh, quest'anno è stata una campagna un po' anomala, diciamo, perché abbiamo iniziato 15 giorni prima del solito e siamo stati anche noi stessi colti un po', se vogliamo, impreparati, perché non ci aspettavamo un inizio così accompagnato da temperature molto elevate del mese di aprile. Il grosso della produzione è stata appunto fatta nel mese di aprile, per poi successivamente abbiamo avuto un abbassamento molto drastico delle temperature e quindi la produzione si è nuovamente rallentata e è stata un'annata un po' anomala. Bene, noi vi ringraziamo per le informazioni che ci avete dato, insomma è una coltivazione che conosciamo abbastanza poco, che però è importante, che crea anche l'eccellenza cosiddetta, no, dei vari territori. Abbiamo approfittato di questa nostra venuta per segnalarvi la Fiera delle Terre Rosse, la quarta edizione, che si svolgerà proprio a Ceresole d'Alba il 9, 10 e 11 di giugno, proprio per venire a illustrarvi anche la coltivazione dell'asparago. Altri argomenti e servizi in ambito agricolo e agroalimentare, presentazione del quinto rapporto sulle agromafie a Torino, ancora parleremo di gestione del verde pubblico e di un convegno che si è svolto al castello di Grinzane Cavour per iniziativa dell'Enoteca regionale piemontese Cavour, dedicato alle eccellenze assolute delle nocciole e alle loro qualità salutistiche. La Coldiretti ha presentato Torino Agromafie, il quinto rapporto annuale sui crimini agroalimentari in Italia. La presenza della criminalità nel comparto agricolo sta infettando settori di maggior tradizione del nostro paese. Il rapporto annuale sulle agromafie squarcia il velo sul fenomeno dei falsi, dell'Italian Sounding e dell'infiltrazione criminale nell'acquisto di terreni, nella coltivazione di materie prime come nella trasformazione e distribuzione.
cresce il business delle agromafie, più 30% nell'ultimo anno, quasi 23 miliardi di euro il fatturato. E la conferma che la criminalità organizzata sceglie sempre di più di investire sul cibo, considerato un settore strategico anche in tempo di crisi, reinveste gli utili e i proventi delle attività criminali più classiche per investire sul cibo, dal campo alla tavola, dal nord al sud del paese, dal controllo dei trasporti dei prodotti ortofrutticoli, passando per i furti più classici in campagna, arrivando alla gestione diretta o indiretta di catene della grande distribuzione o di ristoranti, pizzerie, se ne stimano almeno 5.000 gestiti direttamente o indirettamente dalle agromafie. Il camaleontismo è un modo di essere, come dire, ontologico delle mafie, è nel DNA delle mafie, cercare di farsi notare il meno possibile, confondendosi nel territorio con le caratteristiche del territorio, assumendole, perché così possono fare meglio i loro affari sporchi, possono esercitare meglio la loro attività criminale. Quindi camaleonti uguale mafiosi, mafiosi sono un po' come Zelig, se uno vuole ricordare quest'opera importante di Woody Allen, la capacità di trasformarsi, di adattarsi per meglio realizzare i propri obiettivi camaleonticamente, ecco. In Piemonte Libera sta facendo due tipi di lavori. Uno è sicuramente l'accompagnamento e la conoscenza di alcune situazioni attraverso i nostri presidi e i nostri referenti provinciali, in particolare nel territorio di Saluzzo, dove abbiamo il nostro presidio di Libera, dove abbiamo la nostra referente, quindi stiamo seguendo la situazione a Saluzzo di queste persone che vengono a lavorare, del campo che si è creato all'interno di quel territorio. E dall'altra parte, insieme ai sindacati, abbiamo anche seguito la situazione di Canelli e quindi alcuni territori che vedono in particolare il lavoro di tante persone che arrivano da tutto il mondo e la situazione che si vive su quei territori. In più, nella zona di Ivrea, in particolare per quel che riguarda il carnevale di Ivrea, abbiamo fatto un protocollo con la Fondazione, l'Associazione Arancieri, la Prefettura di Torino, la Fondazione Benvenuti in Italia, per provare a mettere in atto un percorso che possa dare degli elementi in più sul monitoraggio delle arance che arrivano per il famoso carnevale di Ivrea. Responsabilità nella gestione del verde pubblico, l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari nelle aree urbane e periurbane. Questo è il titolo del convegno organizzato dall'ODAF, Federazione degli Ordini dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali del Piemonte e Valle d'Aosta, e dall'ANCI Piemonte, Associazione Nazionale Comuni Italiani, con il patrocinio dell'UNCEM, Unione Nazionale Comuni e Comunità Montani. L'iniziativa si è svolta il 25 maggio a Torino, nella Sala delle Colonne di Palazzo di Città. Un convegno di aggiornamento rivolto a tecnici responsabili della gestione del verde pubblico urbano, che ha visto coinvolti funzionari regionali e professionisti che hanno presentato il punto della situazione e i nuovi obblighi previsti dalla normativa sull'utilizzo sostenibile dei prodotti fitosanitari nelle aree frequentate dalla popolazione e lungo le strade urbane e suburbane. Sono stati presentati gli adempimenti e gli obblighi per i comuni e per i manutentori del verde. Gli obiettivi di questo convegno sono di rendere noto tutte le novità legate al settore dei prodotti fitosanitari, in particolare per i comuni e tutti quei manutentori che lavorano magari presso i comuni o presso altri enti pubblici. Cambia che gli obiettivi naturalmente della legge sono la tutela della salute dell'ambiente e di conseguenza anche i prodotti fitosanitari, in particolare i diserbanti, sono stati modificati nel loro impiego, nella lista, quindi non è più possibile usare certi prodotti, bisogna usarne altri. Il convegno si propone di fare un punto sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, che di solito si parla sempre in agricoltura, in questo caso sul contesto extraagricolo, per cui tutti i comuni e tutte le società che fanno appalti anche per ferrovie e strade devono attenersi alle nuove normative. Tutta la direttiva sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari è complementare alle altre misure per la tutela dell'ambiente acquatico e più in generale per la biodiversità degli ecosistemi. Noi come Regione Piemonte avevamo già iniziato anni fa in questo ambito e quindi siamo contenti di poter proseguire con delle misure finalizzate sia alla tutela dell'ambiente acquatico, che va al di sopra
e dell'utilizzo agricolo o extra-agricolo. La normativa è il recepimento di una direttiva comunitaria, quindi è l'occasione davvero per fare una chiarezza generale che attraversa l'ambito della sanità, dell'ambiente e naturalmente della fruizione delle aree, è un momento di chiarezza a beneficio di tutti, sia dei professionisti che delle amministrazioni, ma soprattutto pensiamo ai cittadini che possono fruire le aree pubbliche in maniera informata. Quali sono le indicazioni in sintesi di questa nuova normativa? Ma la normativa è molto complessa e molto articolata, ci sono naturalmente gli obblighi, quelli di tutela della salute, dell'impiego corretto delle sostanze in base alle etichette, in base alle istruzioni d'uso e di impiego, presuppone un'adeguata formazione di chi mette in atto i trattamenti delle aree verdi nelle zone cittadine e presuppone anche un'informazione di quali trattamenti sono stati effettuati nelle nostre aree, un'informazione che la Regione Piemonte ha alleggerito e ha reso possibile fare ad esempio attraverso gli strumenti web, attraverso i siti istituzionali delle amministrazioni. C'è un piano nazionale per il contenimento complessivo dei prodotti fitosanitari perché creano anche sicuramente inquinamento alla falda idrica, all'acqua sotterranea ma anche all'aria. In questo ambito del piano nazionale c'è questo focus importante sulle aree urbanizzate, quindi all'interno di quelle aree cosiddette sensibili, pensiamo ai giardini delle scuole, ai giardini degli ospedali, alle parti dove c'è popolazione sensibile, allora c'è una delibera che abbiamo fatto come giunta lo scorso anno che dà delle indicazioni per muoversi in modo consapevole. Ci sono molti modi di lottare contro le piante infestanti, alcuni più pesanti da un punto di vista dell'inquinamento, altri invece meno pesanti. Si tratta di ragionare e trovare delle strategie comuni per dare una risposta al meno impattante possibile a questa problematica. Le nocciole sono prodotti di qualità, danno lustro a un intero territorio come la Langa e fanno molto bene alla salute. Sono i tre assiomi principali su cui si è sviluppata la due giorni di convegni al castello di Grinzane Cavour per opera dell'Enoteca regionale piemontese Cavour e del comitato scientifico presieduto dal professor Attilio Giacosa. Preceduto il venerdì da un workshop di alto livello scientifico, il convegno ha poi visto il suo apice nella giornata del sabato con la conferenza di presentazione degli atti nella sala delle maschere del castello. Presidente Zanoletti, avete affrontato negli anni passati il tema del vino con l'osservatorio adesso dedicato, evidenziandone le qualità organolettiche e anche i benefici per la salute. Ora si passa al nocciolo, che è un prodotto assolutamente peculiare di questo territorio. Anche in questo caso il nocciolo dal punto di vista commerciale ha grandi valenze e dal punto di vista organolettico può far bene alla salute. È proprio così. La nostra Enoteca, che celebra oggi il 50° anniversario di fondazione, ha inteso organizzare anche un convegno internazionale proprio su questo tema. La Bassa Langa, la Langa dei grandi vini, ha avuto in questi anni un successo straordinario, ma anche l'Alta Langa, no? Proprio per la coltura del nocciolo, ha prospettive economiche e turistiche assolutamente interessanti. Il convegno sul nocciolo, organizzato grazie alla collaborazione del professor Giacosa, che è l'anima dell'Osservatorio Vino e Salute, ha portato qui studiosi italiani e spagnoli e ieri hanno lavorato intensamente, hanno confrontato le loro esperienze e una serie di studi internazionali e hanno concluso con un documento che sarà illustrato tra breve appunto dal professor Giacosa, che testimonia le grandi proprietà salutistiche della nocciola. E questo è assolutamente interessante per la generalità dei consumatori, è interessante per il nostro territorio perché può espandere il mercato del consumo della nocciola. E la nocciola dell'Alta Langa, che ha, come sappiamo, delle proprietà organolettiche, salutistiche particolari, può costituire veramente un punto di forza per lo sviluppo di questa terra esigente ma generosa per chi la sa lavorare bene. Evidenziava anche l'aspetto commerciale della nocciola, che ha grande successo negli ultimi anni a livello mondiale. Hanno successo prodotti tra virgolette anche minori dal punto di vista qualitativo, quindi a maggior ragione un prodotto come la nocciola dell'Alta Langa ha anche una grande peculiarità commerciale.
è proprio così e tutti ci dicono che c'è un grande spazio, c'è una grande potenzialità, insistendo in modo assennato, in modo documentato, in modo scientifico, anche sul tema proprio delle valenze salutistiche di questo nostro eccezionale prodotto. È quello che cerchiamo di fare. Viceministro Olivero, attorno alla corelicoltura fiorisce un'economia di tutto rispetto anche grazie a dei prezzi estremamente vantaggiosi negli ultimi anni che sono stati spuntati dai produttori. Sì, e questo è certamente un aspetto positivo, ma si deve costruire una filiera salda, forte, anche a prescindere appunto da quelli che possono essere i picchi di mercato che ci fanno piacere, ma che possono anche diventare uno specchietto per le allodole. Quello che è importante è che cresca la produzione, si mantenga alta la qualità, ma soprattutto che si rafforzi l'unità del settore, perché noi abbiamo bisogno che sempre di più appunto ci si renda conto che il prodotto è un prodotto richiestissimo nel mondo, ma che deve essere valorizzato in maniera specifica, attenta, puntuale, come appunto vogliamo fare partendo dalle riflessioni di questa mattina. Professore Giacosa, le nocciole non solo sono buone ma fanno anche bene alla salute per una serie di ragioni scientifiche precise. Sì, le nocciole sono buone, è vero, ma le nocciole sono estremamente importanti per la salute perché? Perché insieme a noci e mandorle rappresentano una tipica componente della dieta mediterranea e il motivo per cui sono così valide è legato al fatto che sono molto ricche in acidi grassi monoinsaturi, il grasso tipico presente nell'olio d'oliva e così come l'olio d'oliva extravergine sono estremamente ricche in polifenoli, in varie sostanze e anche in vitamina E e in alcuni minerali estremamente utili per proteggerci da molte malattie e soprattutto la malattia cardiovascolare, quindi il rischio di avere infarto che si riduce fortemente quando si consumano circa 30 nocciole al giorno. Il consiglio è di utilizzarle come snack, utilizzarle la mattina alla colazione o al pomeriggio perché non rappresentano un fattore critico per il peso, permettono di saziare e quindi rappresentano uno snack molto molto valido e soprattutto costituiscono un qualcosa che ha un grande significato per la nostra salute oltre che per il nostro piacere. Naturalmente questo si associa ad altre possibilità, una fra queste è quella di consumare un bel bicchiere di vino al giorno perché potenzia l'effetto polifenolico e protettivo delle nocciole riducendo fortemente tanti tipi di malattia oggi così frequente come le malattie cardiovascolari. E ora spazio all'Assemblea Provinciale della Coldiretti di Torino, poi parleremo di un progetto per rilanciare e fortificare il percorso di piste ciclabili in Piemonte, poi dei grani antichi nel comune di Stupinigi alle porte di Torino. Mercoledì 24 maggio Coldiretti Torino ha tenuto l'assemblea provinciale per approvare il bilancio di esercizio 2016. La riunione è stata organizzata a Palazzo Svolta. L'assemblea dei presidenti di sezione ha approvato all'unanimità il bilancio 2016 e ha affrontato alcuni temi territoriali che i presidenti di sezione hanno voluto sottolineare. In chiusura il presidente di Coldiretti Torino Gagliati ha presentato ai presidenti di sezione un bilancio dell'attività sindacale d'inizio anno, dall'etichettatura dei prodotti Tiero Caseari, all'IGP Vitellone Piemontese della Coscia, dai danni alle colture ortofrutticole e viticole portate dalle gelate primaverili fino alla richiesta di un nuovo strumento in grado di sostituire l'abolizione dei voucher, nonché l'annosa questione dei danni cagionati alle colture dai selvatici. Un momento importante anche per fare un pochettino il punto su quelle che sono le attività in corso in questo momento, dalle domande del PSR aperte, dalle misure insediamento e miglioramento, a quelle che sono le problematiche legate alle domande sull'alluvione che sono appena state concluse, l'alluvione che ovviamente ha interessato anche la provincia di Torino a fine novembre dell'anno scorso, e anche su altre problematiche che si sono verificate recentemente, vedasi il problema del gelo che ha interessato anche qui la nostra provincia, e oggi Coldiretti si è fatta parte attiva con la regione affinché vengano attivate le misure possibili per cercare di tutelare le aziende che hanno subito questi danni. Le condizioni climatiche già all'inizio anno ovviamente hanno segnato dei problemi, speriamo che la stagione continui non in questo senso ma che ovviamente ci sia la possibilità per le aziende di lavorare con più serenità. Momento anche importante quindi per fare il punto sulle attività future, su quelle che sono le
progettualità che Coldiretti sta portando avanti, ricordandoci che appunto i risultati ottenuti nel 2016, vedi l'eliminazione dell'IMU, dell'IRAP e dell'IRPEF, devono non essere considerati come un punto di arrivo ma un punto di partenza, cercando di portare avanti anche le progettualità economiche che Coldiretti ha messo in campo. Il mese di maggio è un mese di bilanci per qualsiasi azienda e quindi Coldiretti non poteva esimersi dal presentare ai soci i bilanci della nostra organizzazione in chiusura per il 2016. È un'occasione per fare però anche dei bilanci un pochettino dell'attività sindacale. Logicamente nel corso di quelle che erano e che sono state le riunioni dei soci nel periodo invernale abbiamo già provveduto a fare un punto piuttosto approfondito e puntuale rispetto a quelle che sono le problematiche, quelle che sono le sfide del futuro. Nell'occasione odierna sarà quella di fare un attimino, come dire, un ragionamento su quelli che sono stati i primi mesi dell'anno e quello che ci aspetterà per arrivare alla fine di questo 2017, non soltanto per quanto riguarda le sfide sindacali, ma anche per quelle che sono le sfide tecniche legate soprattutto all'andamento climatico di questo inizio anno che ha creato non pochi problemi, e sarà un momento, un'occasione opportuna per poter fare una discussione approfondita con i presidenti riguardo quelli che possono essere obiettivi futuri e condivisione di quello che è il percorso intrapreso insieme. L'occasione è proficua anche perché ci sono alcune novità interessanti, perché se infatti era già dato per assodato il successo derivante dall'ok all'etichettatura dei prodotti lattiero caseare, la presentazione di quello che è tutto il discorso per i cereali, abbiamo per il Piemonte un'importante conquista che è quella dell'IGP del vitellone della coscia piemontese, che avremo l'opportunità di approfondire, di presentare in un evento a Roma, e che all'interno di questa serata terremo a fare alcuni discorsi e ragionamenti rispetto a questo. Poi c'è il tema sempre importante, sempre rimasto ancora lì appeso, dei voucher, perché dalla loro eliminazione continuiamo ad avere un problema oggettivo all'interno delle aziende agricole, quindi non solo con una grave perdita, una grave difficoltà per le aziende che si trovano nelle condizioni di non poter più assumere in modo abbastanza attinente alle loro esigenze la manodopera, ma anche rispetto a tutti quei soggetti che all'interno di questo quadro potevano beneficiare di una posizione assicurativa, una posizione remunerativa adeguata e sicura. Ci sono poi anche altri aspetti legati alla problematica ovviamente dei selvatici, che non stiamo riuscendo a risolvere, che anzi in questi periodi qua sta avendo delle impennate, nonostante il rinnovo degli ATC e ICA avvenuto all'inizio di quest'anno. Cercheremo di affrontare punto per punto le varie questioni e vedere un pochettino come possiamo muoverci. Undici studi di fattibilità che sviluppano le principali direttrici ciclabili del Piemonte e che non solo restituiscono lo stato dell'arte nella regione, ma costituiscono uno strumento prezioso per le scelte che in futuro verranno fatte per lo sviluppo della ciclabilità e in particolare del cicloturismo. Questo è il lavoro svolto da comuni, enti, associazioni e progettisti e finanziato dall'Assessorato alla Cultura e allo Sport della Regione Piemonte, con un bando sulla legge regionale chiuso a marzo 2016, che ha messo a disposizione 1 milione di euro per la messa a punto di studi di fattibilità. Gli studi, che sono stati presentati al Circolo dei Lettori di Torino, sviluppano le direttrici ciclabili piemontesi, itinerari regionali, ma spesso interregionali e internazionali, che attraversano il territorio. Tra le principali, la Via del Mare, che unisce la Svizzera al Ponente Ligure, Eurovelo 8, una delle principali direttrici ciclabili europee che si snoda dalla Francia a Cipro, passando dai Balcani, la Via Francigena e la Via del Monviso lungo il corso del fiume Po. Il turismo green, ha detto l'assessora regionale alla cultura e al turismo, rappresenta una delle caratteristiche dove il Piemonte può essere competitivo con le altre regioni, perché oggi sono presenti le strategie per un turismo sostenibile e su questo settore il Piemonte è diventato competitivo. Oltre al bando sulla ciclabilità andato esaurito, la Regione Piemonte continua a lavorare sul progetto Vento e sul canale Cavour, come ha sottolineato l'assessora. I punti di forza complessivi evidenziati dagli studi di fattibilità riguardano le ricadute economiche, in particolare in ambito turistico e per i settori collegati che i percorsi potranno portare sui territori. Vanno aggiunti inoltre benefici di carattere sociale legati alla mobilità sostenibile e al recupero e alla riqualificazione di aree e spazi oggi degradati. Undici studi di fattibilità per rilanciare le ciclabili sono una opportunità per il turismo slow del Piemonte? Assolutamente sì, noi crediamo che bisogna munirsi di prodotti ciclabili estesi. In questi anni abbiamo solo, come dire, contribuito a fare piste ciclabili che vanno dal centro al cimitero dei paesi, questo non sono prodotti turistici.
cioè, negli anni passati. Invece noi vogliamo che costruire una rete ciclabile del Piemonte, e per questo abbiamo innanzitutto cominciato a finanziare degli studi di fattibilità, in modo che poi i singoli territori abbiano la facoltà di trovare diverse fonti di finanziamento su diversi livelli di finanziamenti, quindi da quelli europei a quelli magari con le fondazioni e via dicendo. Quindi è importante che gli enti locali superino il campanilismo e si mettano insieme. Fondamentale, non si va da nessuna parte, se no ovviamente noi non possiamo pensare di avere, cioè il progetto Vento è un progetto che ha un'ambizione quale quella della ciclabile del Danubio, ma noi dobbiamo avere una rete estesa che sia effettivamente una rete vendibile turisticamente e che soprattutto abbia una rete di servizi intorno, dalla recettività al fatto di trovare delle bici in affitto, ad avere, a poterle portare in treno, ad avere come so, tutta una serie di fattori che costruisce il turismo della ciclabilità. Il progetto di piste ciclabili può essere un'opportunità per Moncaglieri per rilanciare l'intero territorio, dall'architettura alla cultura all'enogastronomia. Sì, assolutamente sì, è il progetto di cui siamo capofila, un progetto che parte dalle sorgenti del Monviso, arriva a Verrua Savoia e ha come nodo centrale proprio Moncaglieri come zona strategica dal punto di vista anche viario e fluviale, e quindi di conseguenza per il nostro territorio sicuramente sarà un propulsore di sviluppo in tutti questi termini. Quindi qual è il vostro impegno? Il nostro impegno è quello, portato a termine, come è stato fatto lo studio di fattibilità, di andare avanti con risorse proprie. C'è già l'intento anche da parte degli altri 130 comuni che fanno parte con noi di questo gruppo di lavoro, un impegno che va formalizzato ma è già stato discusso, per procedere al di là di finanziamenti altri. Quindi questo credo che sia un segno importantissimo da parte non solo di Moncaglieri ma del territorio in generale, che comprende ovviamente alcune grandi città, in primis Torino. Grani antichi, storie, esperienze e scambi, questo è il tema dell'incontro sulla coltivazione e trasformazione di grani antichi, varietà tradizionali di frumento. Il convegno organizzato dall'Associazione Stupini GE si è svolto sabato 27 maggio nella Sala dei Camini della Palazzina di Stupinigi. È stata presentata una filiera del pane del Piemonte, la filiera della farina di Stupinigi. Alcune aziende agricole coltivano il grano nei terreni del parco di Stupinigi. Il grano prodotto è macinato a pietra dal molino Roccati di Candia Canavese. La farina prodotta, oltre ad essere venduta localmente, viene utilizzata dal panificio torinese per produrre pane lievitato con la sola pasta madre. Nel pomeriggio si è svolta una visita alle parcelle sperimentali e ai campi siti all'interno del Parco Naturale di Stupinigi, dove si produce il grano per la filiera della farina di Stupinigi. Siamo al terzo anno di semina. Il progetto si scontra, diciamo, con alcune difficoltà legate alla necessità di comprendere ancora meglio le caratteristiche del suolo di Stupinigi, che è estremamente fertile, e quindi i grani antichi presentano su questo, diciamo, in questo areale dei problemi di allettamento. Pensiamo di dover ridurre sensibilmente la densità di semina al fine di ridurre al minimo il rischio di allettamento. C'è da dire che qui i terreni sono molto fertili e in queste annate abbiamo iniziato a seminare la prima annata con i grani antichi nel 2014 e abbiamo visto una continuità nelle rese estremamente alte rispetto ad altre aree. La filiera dei grani antichi di Stupinigi è una fonte di profondo orgoglio per il territorio ed è anche un'eccellenza che ha avuto un risalto nazionale vincendo il premio Oscar Green come qualità di filiera. È un progetto importante perché è un progetto che coinvolge strettamente le aziende del territorio, che valorizza
le produzioni locali e il lavoro degli agricoltori. Noi abbiamo creduto parecchio in questa impostazione soprattutto, e il tempo ci ha dato ragione, perché ormai questa azienda è stata premiata alcuni anni fa, a dimostrazione che le scelte buone, intelligenti e i progetti concreti portano ulteriore sviluppo. Adesso siamo ormai in una fase dove la filiera si è consolidata, che sta già guardando a nuovi aspetti espansivi per potersi, come dire, diffondere in modo più capillare sul mercato, con buona soddisfazione da parte degli agricoltori e anche dei consumatori. C'è grande interesse sulle vecchie varietà di grano, perché spesso hanno valori nutrizionali anche dal punto di vista organolettico veramente superiori, e sono molto ricercate dai panificatori che hanno puntato sul pane di qualità, cioè farine da grani tradizionali, lavorate sul posto, quindi con tracciabilità all'origine, e poi metodi di panificazione, ad esempio quelle a lievitazione naturale, con la pasta madre. Insomma, c'è una filiera che non è più una filiera per pochi, ma che sta cercando di portare il pane di qualità a tutte le persone che in qualche modo ne sentono il piacere e la necessità di trovarlo. L'OMS definisce, la FAO definiscono le diete sostenibili come quelle che rispettano l'ambiente, fanno uso di risorse locali, a base di cibo che utilizza metodi a basso impatto e poi rispetta le colture. E quindi il pane, che è un alimento veramente da tutti i giorni, secondo le piramidi alimentari della dieta mediterranea, è alla base della piramide, quindi va consumato a ogni pasto, se integrale, e questa è una precisazione molto importante, quindi cereali integrali e farine integrali, promuovono la salute, promuovono stili di vita appunto di protezione rispetto a grandi malattie croniche, il diabete, il cancro, insomma, e altre. E quindi dal punto di vista della salute sono protettive se a maggior ragione provengono da agricolture a basso impatto, meglio ancora se da agricoltura biologica dove non si fa uso di prodotti chimici, e le vecchie varietà sono cruciali in questo, perché si tratta di varietà tradizionali localmente adattate che quindi rispondono al meglio rispetto agli ambienti pedoclimatici e agli stress, non avendo bisogno appunto di protezione, di azoto, di input chimici dall'esterno per proteggersi da danni e malattie. Prosegue il nostro viaggio attraverso le eccellenze DOP del nostro Piemonte, con i prodotti a denominazione di origine, questa volta il Murazzano DOP dalle colline dell'Alta Langhe, e poi ancora il Consorzio Agrario delle Province del Nord-Ovest, in particolare per quanto riguarda la produzione di concimi organici. Il nostro viaggio tra i formaggi piemontesi vi portiamo a conoscere il Murazzano, che dal giugno 1996 è stato riconosciuto a denominazione di origine protetta. È una classica robiola piemontese che prende il nome dal paese di origine Murazzano, in provincia di Cuneo, prodotta con latte ovino in purezza proveniente principalmente dalla razza autoctona Pecora delle Langhe, oppure con aggiunta di latte vaccino in percentuale inferiore al 40%. La filiera prende origine dall'allevamento della razza Pecora delle Langhe, un allevamento estensivo condotto sui prati delle Alte Langhe, con predilezione per i versanti esposti a nord-ovest. La razza è autoctona delle zone collinarie prealpine del Basso Piemonte. La Pecora delle Langhe è anche uno straordinario strumento di gestione per la conservazione degli ambienti, permette di sviluppare un allevamento sostenibile, poco impattante e perfettamente integrato con l'ambiente circostante. Questa razza ovina dà gran mostra di sé in occasione della centenaria antica Fiera dei 30, che si tiene proprio a Murazzano l'ultimo fine settimana di agosto, un appuntamento rituale per tutti gli allevatori degli ovini di razza delle Langhe. Tradizionalmente legato alla cultura contadina, il Murazzano è prodotto durante tutto l'arco dell'anno in 50 comuni dell'Alta Langa, con latte ovino o misto di due diverse mungiture. Il latte viene scaldato a una temperatura superiore ai 30 gradi e addizionato di caglio di vitello.
massa solidificata è poi rotta una prima volta in grani grossi e una seconda in frammenti più minuti. A seguire viene sgrondata e messa in appositi stampi cilindrici per la formatura, provvisti di fori inferiori e poi salata a secco. La stagionatura è molto breve e può durare dai 4 ai 10 giorni. Lo si trova in commercio in forme di piccole dimensioni, dai 10 ai 15 cm di diametro, che non arrivano a pesare 500 grammi. La crosta, se presente, è molto sottile e chiara, ma diventa progressivamente più scura con il prolungarsi dell'affinamento. La pasta, bianca tendente al paglierino, è morbida. Il profumo è tenue e ricorda quello del latte di pecora. Il sapore è dolce e fine. È un formaggio ideale per la tavola dei ristoranti più attenti alle tipicità del territorio. Murazzano, latte di pecora in purezza oppure misto con latte di vacca. Sicuramente in purezza avrà un gusto più marcato di pecora, sempre nella sua delicatezza e sua morbidezza, con la vacca un pochettino più morbido, sia come pasta che come gusto. Si presta come formaggio da tavola oppure a lavorazione in cucina. È tradizionalmente definito un formaggio patrimonio delle donne, che non solo si dedicavano alla mungitura, ma provvedevano alla sua commercializzazione. Erano infatti loro che nei giorni di mercato si recavano nei mercati delle Langhe e vendevano lettume ai commercianti, che le avrebbero a loro volta portate ai negozianti della pianura fino a Torino. Con il Murazzano si può preparare il Brus di Murazzano, una crema conservata in vasetti di vetro, densa, preparata con robiole tagliate a pezzi e fatte fermentare con piccole aggiunte di latte o vino. Ecco i vini con cui accompagnare il Murazzano DOP: dolcetto d'alba, dolcetto di ovada e rucchè di castagnole e Monferrato. Siamo ospiti del CAP Nord-Ovest, dove vi vogliamo presentare la realtà della fabbrica dei concimi organici, concimi che vengono prodotti a Villa Falletto e concimi che vengono venduti direttamente dal CAP Nord-Ovest nei propri punti vendita e nelle proprie agenzie. Ecco, vice direttore, mi sembra che sia questa un'iniziativa storica che state anche potenziando. Esatto. Dall'inizio degli anni 2000 abbiamo acquistato da una società lo stabilimento di produzione di concimi organici, organo minerali e terricci, che da allora sta producendo a nostro marchio, il marchio Organicap per quanto riguarda i concimi e il marchio Terra per quanto riguarda i terricci. Sono prodotti che hanno vissuto una fase di crescita importante, perché dalla allora acquisizione che era stata fatta, il consorzio agrario nel corso degli anni ha progressivamente continuato a investire risorse sia umane sia finanziarie dentro questo stabilimento. Questo per giungere oggi ad avere un prodotto che il consumatore ci riconosce come di eccellente qualità, ad un prezzo concorrenziale sul mercato e che potete trovare in tutti i negozi del consorzio agrario, e oltretutto lo stiamo commercializzando in tutta Italia, vendendolo per il tramite di altri consorzi agrari italiani e dei grossisti di portata nazionale. Questo accompagnato da un percorso di assistenza tecnica che voi fate direttamente nelle aziende. Assolutamente sì, i nostri prodotti sono stati formulati quasi sempre su richiesta dei clienti, con dei titoli, diciamo così, dedicati alle varie culture che ci sono sul territorio piemontese. E l'idea comunque di produrre i concimi in provincia di Cuneo e in Piemonte è stata dettata non tanto dal caso ma dalla logistica. L'80% delle nostre matrici che vengono utilizzate sono tutte quante piemontesi, quindi sono praticamente a chilometro zero, sia il composto umificato, il letame, il compost verde, le proteine animali e vegetali, e quindi era logico cercare di produrre un prodotto del genere riutilizzando dei sottoprodotti di lavorazione naturalmente. E nei nostri prodotti non utilizziamo rifiuti. Noi compriamo materie prime che sono concimi, entrano come concimi, vengono riassemblate naturalmente con un titolo predefinito e escono concimi. Questo poi soprattutto in un territorio che voi state seguendo in particolare, no? Quindi parliamo di tutta la Langa che ha necessità di sostanza organica, parliamo della Liguria che ha necessità anche qui dove non ci sono più allevamenti, quindi voi compensate, diciamo, questa esigenza che hanno gli agricoltori, viticoltori, frutticoltori e orticoltori, floricoltori in particolare.
Ha detto bene, è un prodotto che è ideale sulla frutta, sulla verdura, sul nocciolo, è un prodotto che ci sta dando grandi soddisfazioni in quanto è comunque un prodotto nostro, è un prodotto che presso gli altri non si può trovare e quindi quando il consumatore provando il nostro prodotto ritorna nel nostro punto vendita dicendo io voglio di nuovo quel prodotto lì perché mi sono trovato veramente bene, per noi è una soddisfazione importante. Questo titolo di azoto che mi sembra alto, no? Perché in alcuni casi arrivate anche a un 10%, eccetera, ecco, a significare che la materia prima è nobile, come lei diceva prima, ma in qualche modo tenete anche a dare non solo un ammendante, ma anche veramente un concime organico. Sì, noi abbiamo una gamma, diciamo così, di prodotti che vanno dagli ammendanti ai concimi organici e agli organominerali, sia per l'agricoltura integrata che quella biologica. E siamo forse l'unica ditta in Italia che ha un'elevatissima percentuale di azoto organico che arriva anche al 50% del titolo.